Ho scoperto che c'è questo mercato che è stato allestito proprio tra ieri e oggi all'interno di una moschea. Sta qui dentro, sono curiosissimo di andarla a vedere. Questi sono mercati provvisori, lo capisci da queste luci, da questi LED che mettono. Non sono per sempre, ma in determinati periodi dell'anno. Hanno messo qui questi coni in mezzo alla strada per creare, diciamo, più spazio nella passeggiata all'interno del mercato. Si sviluppa sia sulla strada che dentro la moschea, come vedete. Ed è pieno, strapieno di gente. Non so se possiamo entrarci perché vedo che ci sono solo donne con il velo. Immagino che si possa, però non sai com'è. Vabbè, abbiamo domandato, sì, ovviamente come immaginavamo si può entrare e nulla, è la prima volta che visito un mercato all'interno di una moschea. In genere gli fanno... Dentro questi mercati dedicati principalmente per musulmani si mangia benissimo, il cibo è delizioso, è molto suggestivo anche perché c'è questo spicchio di luna oggi proprio sopra la moschea, incredibilmente bello, suggestivo, poi questa bambina è deliziosa. Va bene, c'è tanta gente qui, quindi mi sa che andiamo verso l'esterno a vedere il mercato, diciamo, di abbigliamento, di oggettistica, perché qui è solo cibo di mille specie diverse, veramente non so cosa sia. Guarda, guarda, tu aspetta. What is this? Cos'è questo? Sweet. Questi mercati riesci a vedere cose un po' diverse rispetto ai soliti mercati. Veramente molto suggestivo questo mercato, non c'ero mai stato prima d'ora. Trovi anche qui un po' di tutto, vabbè, il cibo ragazzi è impressionante, sono entrato qualche minuto prima lì, a parte dovevi aspettare una eternità per mangiare perché erano tutti strapieni i posti e poi c'era una varietà di cibo infinita. E qui trovi principalmente abbigliamento per musulmani, e ci sono tante cose che non avevo mai visto nei mercati thailandesi normali. Poi, visto il tasso di incidenti in Thailandia, non mi sento un granché sicuro a passeggiare praticamente in mezzo alla strada. Anche perché quasi ogni giorno si vedono dei mezzi che sfondano praticamente dei ristoranti qui al lato della strada. Va bene ragazzi, è stata alla fine una breve passeggiata, stiamo tornando già alla base perché io sono stanco molto, questi giorni ho fatto tante cose. E tu va a bere con le amiche, tu you go to drink with friend. What time you come back? A che ora torni? A che ora torni? A che ora come back a casa? Vabbè, e quindi niente, ci vediamo quindi ragazzi al prossimo video, ok? Ciao ciao! Ciao a tutti! Kiss.